la divisione in due distretti, uno cosiddetto dentroterra e uno del litorale, quello del litorale tra i comuni di Cavallino, Jesolo ed Eraclea, e quello dell'entroterra con i comuni di Musile, San Donà, Cezza, Noventa, e quindi con Fossalta, che doveva avere anche Torre di Mosto nella parte dell'entroterra. Dopo una serie di incontri, anche rispetto a questi comuni dell'entroterra, vi è stata la richiesta del comune di Fossalta di associarsi e quindi di prendere, diciamo, una convenzione con il comune di Fenson e con la parte di Roncade, cioè ossia del Trevigiano, e la stessa manifestazione di interesse verso il Trevigiano è stata data negli ultimi 20 giorni, negli ultimi incontri che abbiamo avuto tra i sindaci e le polizie locali di questi comuni, anche dal comune di Torre di Mosto. Pertanto i comuni che sono rimasti attorno al distretto del entroterra sono rimasti quelli appunto di Ceggia, di San Donà, di Musile e di Noventa di Cale. Su questa base, quindi su questo accordo, dopo aver appreso appunto solo 15 giorni fa della volontà di Torre di Mosto di partecipare a un distretto con Cessalto, fra l'altro un distretto che è già partito e ricordiamo che i distretti hanno, vengono rinnovati poi in modo triennale, prendendo atto di questa decisione anche, diciamo, a malincuore, visto che potevamo comunque fare un ragionamento territoriale un po' più ampio con Ceggia, è stata appunto la decisione, sentiti gli uffici regionali per quanto riguarda anche poi la questione, diciamo, territoriale, ma anche della densità urbana, perché dobbiamo ricordare che questa zonizzazione e questi distretti devono avere una loro funzione anche in termini di numero di abitanti, di residenti e quindi di presenze già nel territorio di stazioni o comandi di polizia, diciamo, di Stato, carabinieri e quindi le forze dell'ordine in senso lato. Quindi, tenuto conto di tutti questi equilibri concordati con la Regione, si sottopone oggi al Consiglio Comunale questo secondo piano di zonizzazione della Regione Veneto per la gestione in forma associata di alcune funzioni e servizi appunto di polizia locale, che è all'interno del deliberato e quindi vi è anche appunto la convenzione, la bozza di convenzione che oggi sottoponiamo al Consiglio Comunale per l'approvazione. A fronte di questo tipo di convenzione, che appunto è stata vista e riprende la traccia di altre convenzioni che il Consiglio Comunale ha già avuto modo di adottare in termini di funzioni univoche su alcune questioni che vengono poste fuori l'attenzione, vi sono stati presentati, vedo agli atti, degli emendamenti da parte di componenti del gruppo di opposizione, in particolar modo del consigliere Osvaldo Biancon, che ha presentato tre emendamenti alla convenzione stessa, all'articolo 2, all'articolo 7 e all'articolo 10, poi magari avrà modo il consigliere di illustrarli e ovviamente di avere le risposte in termine mirato, diciamo, sulle questioni che lui pone all'attenzione. E una questione ovviamente politica legata a questo tipo di iniziativa corre l'obbligo di dirla al Consiglio Comunale. Sappiamo bene che questo tipo di zonizzazione, queste volontà importanti per la decisione ci dà per ottimizzare questo servizio, soprattutto in un'evoluzione continua delle funzioni della polizia locale, che non sono più quelle di una volta, legate magari a un controllo del territorio molto più pacifico, molto più tranquillo, anche dal punto di vista delle incombenze relative a questa evoluzione che abbiamo avuto anche demografica, e di flussi anche di cittadini neocomunitari, extracomunitari che ci impongono determinate incombenze. Ovviamente nel mutare di tutta questa evoluzione delle funzioni, il fatto di poter aggiustare il tiro e di lavorare assieme con altre amministrazioni comunali ha sicuramente un valore aggiunto positivo. C'è il rovescio della medaglia, che dobbiamo essere anche consci e obiettivi nel dirlo: molto spesso molte opportunità che vengono poste all'attenzione non vengono poi colte per diverse questioni che hanno poco a che vedere con l'aspetto convenzionale, quindi diciamo amministrativo, ma un po' più con quello politico del territorio. E dobbiamo riconoscere che qua ci vorrebbe un po' più di diciamo di unione e di presa di posizione uniforme, indipendentemente appunto dalle casacche di appartenenza, perché a seconda che un'amministrazione vada in campagna elettorale o ne sia appena uscita, o vi è una differenza a livello appunto di casacca di centrosinistra, centrodestra o anche solo delle semplici antipatie, abbiamo perso delle occasioni importanti. Su questo mi sento di fare autocritica, ma che deve essere un'autocritica costruttiva, perché attraverso queste possibilità che ci vengono date
nell'associare le polizie locali e determinare dei risparmi importanti in termini di servizio, dobbiamo, e il Consiglio Comunale di Musina in questo caso con Samonà e capofila, deve dare un messaggio importante che tutte le risorse, quelle esigue che ormai ci sono, ma messe a disposizione, devono essere colte e ottimizzate, perché il servizio di polizia locale, come dicevo prima, è un servizio in continua evoluzione e proprio per questo ha bisogno di reperire risorse finanziarie per mettere a disposizione strumenti adeguati per i nostri cittadini, per le nostre famiglie. Che quindi sia una convenzione che viene adottata e che sia una convenzione che venga rispettata attraverso appunto tutte le forze politiche dei comuni che vi sono in questo piccolo ormai distretto, perché eravamo partiti con tutta una serie di combinazioni e di comuni importanti, oggi è stato ristretto e anche, se volete, possiamo dire svilito un po' quello che doveva essere il ruolo generale, però in questo nostro piccolo territorio vogliamo poter dire la nostra, per cui spero che Musile, nei tavoli di confronto e di opportunità attraverso i nostri uffici, attraverso la comandante, attraverso il corpo di polizia locale, possa ottimizzare e dotarsi di strumenti utili proprio per dare risposte alla nostra comunità. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi, consigliere Sacerdoti. Sì, voglio solo dire appunto questa è una mini zonizzazione, insomma, diciamola con le parole, perché poi non capisco scelte su Trevigiano, ognuno è sovrano della scelta. Quello che abbiamo perso è stata una grossa occasione di fare, come si dice, squadra, di condividere veramente la tutela del nostro territorio e non guardare ognuno al proprio campanile. Questo è un altro messaggio che poi non possiamo prendere con nessun altro, perché la Regione, devo dire, l'abbiamo seguita insomma di volte, aveva dato ampia disponibilità a questo tipo di zonizzazione e l'abbiamo messa tutta a tal mento. Io non entro tanto nel merito del regolamento, però vorrei porre una questione. L'armamento dei vigili, la polizia urbana, non si facendo, è una cosa importante questa, perché 90 e Ceggia, da quello che so, se si parla di armi, dicono di no. Perché poi anche quello che è importante su questa zonizzazione e poi l'interscambio di personale, di forze. Torno a ripetere, se non c'è neanche un minimo denominatore comune su come affrontare, su come anche vestirsi, la vedo un po' abbastanza così ridotta al minimo anche questa volta. Non c'è uno sforzo, perché poi quando succede qualsiasi tipo di delinquenza siamo tutti a strapparci le vesti, di fare, di non fare, di agire, poi quando è il momento stiamo lì a valutare, a rivalutare. E questo, diciamo, è una sconfitta per il territorio, anche se è una base di partenza. Però dico, il nostro non è un piccolo territorio, è un grande territorio, solo Musile, 45 km di estensione, diciamo, 45 km quadrati di estensione, non è da poco. Dico poi anche un'altra cosa. Perché non si fa la rotazione il capofila, per esempio? Questo sarebbe anche qui sinonimo di partecipazione, perché uno deve essere capofila a vita. Insomma, nel regolamento non vedo questo, potrebbe essere anche questo se c'è una condivisione di sinergie, poi non lo so, poi uno può anche scegliere, ma non dire che il capofila è solo un comune, al di là che è il comune maggiore, il fratello maggiore, tutto quello che vogliamo, ma insomma anche qui pecchiamo un po' di condivisione. E poi la zonizzazione è saltata tra, io facevo il mio cognome, tra Jesolo e Samonà, solo perché faceva il coordinatore, non tanto per dare una risposta al territorio, ma è solo saltata perché o Jesolo voleva il comandante capofila o Samonà. Questo poi sono i dati, senza fare polemiche, ma questi sono i dati reali. Su questo abbiamo perso tempo, perché io devo dire che l'amministrazione comunale precedente è venuta più volte in consiglio e ha dovuto rimangiarsi accordi anche fatti, perché poi alla fine andavamo in riunione, c'erano accordi, ma poi alla resa finale questi accordi saltavano, perché o facevo io il comandante o salta tutto. Non mi sembra che questa sia una grossa risposta al territorio, senza fare demagogia, oggi con i problemi che abbiamo, perché oggi abbiamo grossissimi problemi sul territorio. E questa è una risposta minima, mini risposta. E io non faccio colpa al Comune di Musile, perché insomma il Comune di Musile è stato in prima fila su questo e si è sempre adoperato a dare qualche idea senza voler essere protagonista.
Oggi però vedo, io dico solo l'armamento dei vigili, non è una cosa da non parlarne, perché non può essere due comuni che si armano, due no, e poi alla fine io non vengo nel tuo territorio, tu non vieni nel mio, perché poi alla fine sempre per comprare quattro strumenti, ben vengono questi quattro strumenti, ma non è, diciamo, la panacea del problema. Grazie consigliere Sacilotto, interventi? Sì, consigliere Capiotto. Sì, come ha già ricordato sia il sindaco che il consigliere Sacilotto, in consiglio comunale sono, questo argomento è stato nel corso degli anni scorsi una delle, un po' il cavallo di battaglia dell'amministrazione del sindaco, nel senso che sull'aspetto convenzioni e associazione di corpo della polizia locale e sicurezza, diciamo, aveva un po' fatto la sua campagna elettorale. Dico questo, allora noi oggi arriviamo ad associare a proporre una convenzione di associare dei servizi con a parte Cezza, Sandonà, 90, Musile e appunto Cezza, perché Fossalta e Torre di Mosto sono andati all'altra, si ricostituisce quella che un po' era il discorso della strada chiave, cosa che noi da sempre sostenevamo, che l'entroterra era una cosa e la parte litorale era un'altra, cosa che l'amministrazione stessa non vedeva come proposta, perché guardava sempre nei confronti di Jesolo, che poi ha portato a quello che ha ricordato prima il sindaco e anche il consigliere Cacilotto, ad una divisione, a una rottura delle trattative in corso per la convenzione. Musile è stato convenzionato con Jesolo e Sandonà. Oggi perdiamo, perché la regione ha rivisto il piano di zonizzazione con la scelta di dire ci sono due diversità territoriali tra i comuni dell'entroterra e il comune del litorale, per cui si deve rivedere le possibili convenzioni su questo aspetto qua. Quindi ben venga comunque, anche se io non ritengo una mini convenzione, una mini zonizzazione questa, ma forse una zonizzazione più nel merito più realizzabile rispetto a quella di prima, cioè se pensiamo che prima c'era dentro Cavallino e Tre Porti, diventava veramente un aspetto di difficile gestione dei servizi di polizia locale. E su questo aspetto appunto noi avevamo sempre detto che era giusto guardare verso l'entroterra, verso i comuni limitrofi, Sandonà, Fossalta, purtroppo se n'è andato, noi confiniamo con Fossalta, quindi avevamo la frazione di Croce che poteva essere una frazione che poteva essere più monitorata da Fossalta che da Musile, perché ovviamente per ragioni territoriali. Perdiamo questa occasione, ne dispiace non i cuori, ma ci siamo forse da un lato mossi tardi su questo aspetto qua, non come comune, parlo anche come regione, perché a gestire questo aspetto, cioè, appunto è una legge regionale, una delibera regionale che ha ridefinito quelle che erano le autorizzazioni precedentemente previste. La regione ha poi definito quello che era il piano, cioè ha reso il piano. Io spero che questo sia, parliamo di polizia locale, ma spero che sia un po' il passo che questa amministrazione si porti avanti anche per riuscire a gestire e associare altri servizi, non solo la polizia locale, sul nostro territorio. Credo che sia la polizia locale sia un servizio che debba essere gestito in forma associata per razionalizzare quelli che sono i servizi e le persone, ma mi auguro che sia un passo per riuscire a razionalizzare altri servizi che i comuni possano associarsi. Mi riferisco al
a servizio del, demografici, a riuscire ad avere una questione di rete sul servizio demografico, ad una, io reputo anche una speranza che si possa realizzare quello che era l'ufficio unico, lo sportello unico dell'edilizia del territorio. Ecco, sono degli aspetti che mi augurerei che potessero essere visti come punto di partenza, quello di associare ai servizi di edilizia locale per poi riuscire ad associare anche altri servizi. Niente, sottolineo ancora l'aspetto di un po' della sconfitta su quello che era un po' il piano originario, cioè quello di guardare più verso il comune di Jesolo che rispetto ad altri comuni che poi si è rivelato. Grazie consigliere. Consigliere Cassarano. Ecco, io volevo evidenziare una questione, soprattutto per quanto riguarda il punto 4 della convenzione, che dice così: altre funzioni di polizia locale saranno individuate dal comitato di sindaci. Ecco, ma io invito il nostro sindaco, quando si incontrerà con le altre amministrazioni comunali, di riferire che cosa si intende saranno individuate altre questioni di polizia. Perché è una cosa che dice tutto, dice niente, può essere importante, ma mi chiedo che venga riferito qui in Consiglio Comunale. Punto primo. Punto secondo, questo ritengo che sia un passo, un piccolo passo importante che compie questa amministrazione. Il sindaco ha detto che è un valore aggiunto lavorare con le altre amministrazioni. Sono perfettamente d'accordo. Ma lavorare con le altre amministrazioni, io l'avevo anche già detto ancora tempo fa quando si parlava dell'IMU, come ha detto Massimiliano Capiotti in questo momento, che razionalizzare i servizi, mettere insieme tutti quanti i servizi, sia anche un abbattimento dei costi. Allora mi auguro che nel prossimo futuro questa amministrazione comunale lo possa anche fare, perché questo l'abbattimento dei costi agevola anche i cittadini, ci saranno meno tasse, eccetera, eccetera. Grazie. Grazie consigliere Cassarà. La parola al sindaco. Ma parto proprio da questa ultima dichiarazione perché mi sembra molto banale, cioè l'azzolizzazione della polizia locale è fatta nell'ottica dell'abbattimento dei costi e migliori servizi, cioè non è che adesso Cassarà ha scoperto l'acqua calda. La zonizzazione della polizia locale è l'unione dei servizi tra le varie polizie locali del territorio per l'ottimizzazione del servizio e l'abbattimento dei costi. Cioè, non credo che la legge regionale che ha dato il mandato ai comuni di associarsi, di creare questi distretti, sia nata con altre finalità se non quelle di rendere operativi al massimo le funzioni, operative al massimo le funzioni di polizia locale nell'ottica della riduzione dei costi e ottimizzazione dei servizi. Quindi questo è l'oggetto della zonizzazione, per cui non è che dobbiamo fare perché dobbiamo anche. Questo è l'oggetto. Su questa questione, a parte che esposo in toto la dichiarazione del consigliere Sacilotto, nel senso che comunque avendo vissuto anche i trascorsi di questa zonizzazione, dico che è un mini distretto e abbiamo perso un'opportunità importante. L'opportunità importante di un territorio, io città del Piave non ci ho mai creduto, non ci credo tantomeno oggi, ma la questione del distretto, visto con 100.000 abitanti, visto con le potenzialità di comuni anche diversi dal nostro, e mi riferisco a quelli del litorale, aveva la possibilità, se non ci fossero stati i disguidi e le problematiche politico-amministrative, non tanto burocratiche, di avere la funzione di mettere in rete supporti importanti, soprattutto nei periodi invernali. Perché ricordiamo che le funzioni di polizia locale di comuni come Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, per arrivare fino a Caule, hanno le criticità estive, ma d'inverno, nei periodi più freddi, ovviamente sono deserti questi comuni e hanno organici importanti che potevano essere messi in funzione in una rete più ampia anche nei confronti dei comuni, nella collaborazione di comuni e retroterra per fare squadra. Per cui questa natura del distretto più ampio non era buttata là a caso, aveva l'intento di poter ottimizzare il servizio e dar modo anche ai comuni minori di poter, attraverso funzioni di polizia locale più importanti, quasi 30 unità a Jesolo e quasi 30 unità a San Donà, quindi con organici importanti, oltre al fatto che quelli del litorale
hanno poi il commissariato, hanno gli aggregati nel periodo estivo, quindi hanno delle potenzialità enormi, nel dire da ottobre fino ad aprile ci sono dei ruoli e dei servizi importanti che possiamo compiere a livello di distretto più ampio. Questa era l'occasione della zonizzazione, per cui credo che abbiamo perso una buona opportunità in questo senso. Non è mai stato un cavallo di battaglia, o comunque è stato, non lo chiamerei cavallo di battaglia, è la buona amministrazione consigliere che vuole portare il maggior risultato attraverso le migliori funzioni del nostro organico. Siamo un comune di 12.000 abitanti, lo ricordava prima il consigliere Sacerdotto, con 45 km quadrati di territorio, con 6 agenti di polizia locale, un agente di polizia locale ogni 2.000 abitanti. Solo Samonà, per dire, che ha 30 vigili e sono in quasi 40.000, ne ha uno ogni 1.300-1.200 abitanti, noi ce l'abbiamo ogni 2.000 abitanti, con 45 km quadrati di territorio. Non siamo, per capirci, il Fossalta del Piave, che comunque è un comune limitato, senza frazioni, senza un territorio ampio. Siamo un territorio vasto, con ogni 2.000 abitanti un agente. Per cui la funzione, ovviamente, è quella di dare una capillarità territoriale più precisa. Avete visto negli ultimi mesi quelli che sono gli organi di stampa locali, cosa rappresentano, un bollettino di guerra. Questa settimana, fra l'altro, è venuto ad incontrarmi il nuovo, ha preso in organico, sapete che il dottor Argenio del commissariato di Jesolo è andato ha avuto nuove funzioni su Roma, è arrivato un nuovo commissario per Jesolo ed è venuto proprio a trovarci questa settimana per prendere un po' conoscenza anche del territorio, e l'ho messo a conoscenza appunto di quelle che sono le criticità di questa zona, proprio perché si possano prendere dei provvedimenti, ma soprattutto si possano mettere in rete azioni comuni attraverso la polizia locale, i carabinieri e il commissariato, la polizia di Stato, perché assieme possiamo veramente compiere delle questioni e soprattutto delle verifiche importanti su tutti i settori critici di questo territorio. Alcune sono già state messe in campo, le avete viste e non le elenco magari qua in questa sede perché in alcuni aspetti possono essere anche delicate, ma sono criticità rappresentate appunto sul territorio che non possono trovare la soddisfazione e la soluzione solo attraverso il nostro corpo di polizia locale. Però bisogna anche, giustamente come diceva Sacerdotto, capirci sulla funzione che vogliamo dare alla polizia locale da qua al prossimo futuro. Vogliamo che rimangano degli amministratori, dei burocrati o comunque delle verifiche sul territorio, ma delle sentinelle, o vogliamo che diventino anche parte attiva di un ruolo importante del territorio? Perché questa è la domanda fondamentale. Se noi vogliamo che i nostri vigili rimangano chiusi o comunque vadano a fare solo deterrenza a livello di codice della strada e che poi siano rinchiusi in ufficio per compilare verbali eccetera, o vogliamo che le loro funzioni in futuro siano quelli di, tanto la compliance, il termine compliance in questi periodi, siano veramente assieme affiancati alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alle Forze dell'Ordine, per intraprendere azioni importanti di presidio del territorio. Secondo me, politicamente, noi oggi dobbiamo dirci questo, al di là di adottare la convenzione che credo diventi una presa d'atto ormai di fronte a un canale che siamo trovati a intraprendere. Quindi, rispetto a questo, arrivo subito alle sue, ovviamente ai suoi emendamenti, consigliere Biancon, perché tocca un tema importante. Uno dei suoi emendamenti dice che non sia consentito l'uso dell'arma, l'articolo 2. Quindi se dobbiamo intraprendere questa iniziativa, io credo che sia giusto che un passaggio del Consiglio Comunale tra le varie forze politiche presenti debba dire cosa ne pensa rispetto a questo tipo di opportunità. Io credo che l'uso dell'arma sia una finalità alla quale dobbiamo arrivare, proprio perché credo che la polizia locale debba intraprendere iniziative che possano essere messe in campo assieme, nella stessa azione, nella stessa uscita sul territorio, assieme ai carabinieri e alla polizia di Stato, perché non ci possono essere modalità eterogenee di espletamento del servizio. Ovviamente con la giusta formazione, perché non possiamo mandare per strada persone che non siano formate, che non siano preparate, però dobbiamo darci un obiettivo, che è quello: siamo d'accordo che in presenza di risorse si possa investire anche in questo senso e quindi di dotare anche dell'arma la polizia locale e dotarla dell'adeguata formazione? Io dico di sì, lascio aperto al Consiglio Comunale questo dibattito, perché poi sarà anche oggetto del voto nello specifico emendamento del consigliere, ma che fa parte, credo, dell'argomento in senso generale e che giustamente Sacerdotto ci ha dato come un punto importante di quello che può essere il futuro della
l'autorizzazione della coalizione locale. Consigliere Biancon. Intanto, signor Sindaco, che lei ha accennato proprio riguardo l'utilizzo delle armi, io riporto quello che dice l'articolo 5,5 della legge 6586. Lo leggo testuale. Gli addetti al servizio di polizia municipale, a quali è conferita la qualità di agente di polizia, di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui è l'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti in via generale con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione, l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. Io mi auguro che appunto ci sia una preparazione anche psicologica a riguardo, se formazione, ma anche sì, non solo per tirare con l'arma, ma anche una preparazione psicologica per detenerla. Io sono contrario in ogni caso al porto d'arma. Contrario al porto d'arma. Grazie. Ha chiesto la parola il vice sindaco. Sì, a questo proposito volevo precisare che è superflua la precisazione, scusate il bisticcio di parole, del consigliere Biancon, perché la polizia locale non è obbligata, qualora il comune decidesse di fornirla di armi, non è obbligata, quando è già in servizio, ad usufruirne e ad usarle. Solo i nuovi vigili dovrebbero essere costretti, previa naturalmente formazione. Quindi, per esempio, qui a Musile i nostri 6 vigili potrebbero scegliere se usufruire, qualora il comune lo decidesse, dell'arma o meno, ovviamente previ la formazione necessaria. Sì, questo è per chiarire un momento. Prego, consigliere Biancon. Nell'articolo 2 non viene però richiamato espressamente, quindi eventualmente se si può fare un'integrazione. Prego, consigliere Cassarà. Io penso una cosa, che questa materia, che è assai delicata, dovrebbe perlomeno essere discussa a livello nazionale, non tanto nelle amministrazioni comunali, punto primo. Punto secondo, credo che anche le parti sociali debbano intervenire. Dico le parti sociali perché quando si parla di lavoratori, perché naturalmente la polizia urbana sono dei lavoratori, devo essere edificata anche nel loro contratto nazionale, soprattutto, che è molto importante. Ho letto in questi giorni che anche a San Donà hanno discusso, hanno sentito le RSU, ma le RSU non rappresentano il sindacato a livello nazionale, per cui le RSU devono applicare, far rispettare quelli che sono i contratti, per cui quello che è stato scritto, quello che hanno detto sulle RSU è una gran cazzata, scusatemi la parola. Bisogna parlare del sindacato a livello nazionale. L'RSU è un'altra cosa. Pertanto poi io penso, no, che giustamente non sono d'accordo sul portare le armi alla polizia urbana, perché il loro compito è un'altra questione. Non sono la polizia, non sono i carabinieri. Pertanto, se noi vogliamo investire il territorio per una maggiore sicurezza, come perché da tanto che se ne parla, credo che bisogna finanziare questi enti e non fare i tagli come è stato fatto nel governo precedente, non tanto nel governo Monti, ma nel governo precedente, nel governo Berlusconi.
perché per finanziare altre questioni, soprattutto le ronde padane, dobbiamo dire queste cose, perché è vero, perché la polizia e i carabinieri hanno avuto forme di taglio veramente ingenti sul fatto della sicurezza. Pertanto io non condivido di dare le armi alla polizia, ma ci deve essere perlomeno tutto un iter burocratico che qui nel nostro comune o in altri comuni credo che non si possa trovare una soluzione. Consigliere Cassarano, nell'oggetto della delibera che stiamo votando, quando sarà il momento sicuramente seguiremo tutte le procedure. Chiedo la parola all'assessore Persico. Sì, io volevo esprimere il mio pensiero in merito a questo problema dei distretti. Io mi unisco a quanti finora sono intervenuti precisando che questo mini distretto che noi andiamo a fare è una posizione di ripiego, perché era partita con una strategia ben diversa, che era quella del controllo del territorio più ampio, con più disponibilità, con più organizzazione e con più varie professionalità, perché non dimentichiamo che all'interno della Polizia Municipale non c'è solo il vigile che va a rilevare le contravvenzioni, ma c'è anche il vigile che segue il problema dell'ambiente, c'è quello che segue il problema dell'edilizia, e all'interno di un comune come il nostro, con 6 unità operative, malattie, ferie e quant'altro, è difficile riuscire a formare tutte le varie professionalità che sono richieste oggi come oggi dalla Polizia Municipale. Non ultimo gli incarichi di polizia giudiziaria che vengono affidati direttamente dal Tribunale e che hanno la prevalenza su altri servizi. Per cui riuscire ad avere un distretto più ampio dava anche la possibilità di avere delle figure professionali a disposizione dell'intero territorio con più capacità e con più formazione. Per quanto riguarda l'armamento della Polizia Municipale, io credo che tutti i cittadini vorrebbero che nelle ore notturne, o quantomeno non proprio tutta la notte, ma almeno nelle prime ore notturne, ci fossero dei servizi di pattuglia. Questo per controllare quello che succede al di fuori dei locali, per controllare gli schermazzi pubblici, per controllare quella che può essere il movimento. Servizio che può essere fatto solo in presenza di polizia armata. Personalmente non sono, come si può dire, un fautore dell'armamento a tutti i costi, però dico che se la normativa per fare quel tipo di servizio mi richiede l'armamento, io mi impegno, o meglio, credo che sia fattibile sottoporre a chi opera, agli agenti presenti e a quelli che saranno in futuro assunti, è la possibilità per quelli che ci sono, l'obbligatorietà per quelli che verranno assunti, di usare, di essere armati. Non lo so se sarà una cosa fattibile o meno, però credo che i tempi stanno cambiando, le persone vanno adeguatamente preparate e come se è cambiato quello che è il compito della Polizia Municipale, dalla persona che ti aiutava ad attraversare la strada, che insegnava al bambino quello che era il codice della strada e che andava a portare per le case quelli che erano gli inviti. Oggi come oggi non hanno più questa funzione, sono persone più preparate e sono persone che dovranno ulteriormente essere preparate per svolgere compiti diversi. Quindi con un'adeguata preparazione e senza obblighi, senza forzature, io per il si può dire per l'espletamento di una funzione completa del servizio di vigilanza, sono disponibile anche ad accettare l'armamento della Polizia Municipale. Grazie Assessore. Consigliere Capiotto. Sì, l'argomento oggi adesso mi sembra di capire sia un po' quello di dover, come dire, dare una propria indicazione su, anche sull'emendamento che ho visto che ha presentato il consigliere Biancon su quello che è l'armamento, una parte della connessione che abbiamo indicato l'articolo 2 su questo aspetto qui. Io mi sento di dire due questioni. Allora, per armare una persona, per dare un buon porto d'armi o la licenza
e non ne faccio una questione politica o di campanilismo di appartenenza ad un partito o ad un altro. Qui stiamo parlando di sicurezza e quindi bisogna andare oltre quelle che sono un po' le indicazioni anche storiche che si danno sulle questioni politiche di questa natura qua. È vero quello che ha detto il consigliere Persico, che i tempi stanno cambiando e che la delinquenza, la microcriminalità nelle nostre zone, è vero quello che si legge nei giornali tutti i giorni, sta aumentando in maniera, forse anche nel boom della crisi economica, questo effetto, questo fattore molto probabilmente sarà ancora più in aumento se non c'è un... Però è anche vero che per amare una persona la si deve formare in un modo particolare, cioè non basta secondo me un corso di formazione di 100 ore, 200 ore. Vi faccio questo esempio qui, quando per diventare carabinieri o poliziotti si fa un corso, mi sembra, di 1 o 2 anni, 15 mesi sono, per imparare quelli che sono tutti gli aspetti, parte giuridico, parte di pubblica sicurezza, ma anche per portare un'arma, per avere la licenza di essere portatori di un'arma. Quindi diciamo il metodo formativo di questo aspetto qua deve essere una cosa che non può essere discusso con una convenzione, non può essere inserito all'interno di una convenzione, deve essere una questione che va oltre la convenzione, ma va oltre anche quello che è l'intenzione di uno o dell'altro comune. Deve essere una norma quantomeno nazionale che dica quali debbano essere quanto devono essere i metodi e le forme per armare una persona. È vero che ci sono comuni che hanno già attuato questa, però io non condivido il fatto di dare un'arma senza un'adeguata formazione, che sia una formazione definita da una normativa. Ribadisco, per fare il carabiniere, c'è un corso, ripeto, un corso formativo di si fa una domanda, si entra, si fanno 18 mesi di formazione per uscire sia preparati dal punto di vista giuridico, pubblica sicurezza e quant'altro, ma anche per portare un'arma. Quindi il problema non è la convenzione oggi, se il comune di Musina in Chiave armerà i propri vigili, come li armerà, eccetera, però io penso che sia un argomento che debba avere una discussione più serena rispetto a un semplice voto di convenzione nel merito di questo provvedimento. Mi sento in questo momento di dire così.